Oggi abbiamo desiderato riconsegnare a Roma questa chiesa, nota soprattutto perché qui si sono celebrati tanti matrimoni. Lei non immagina solo stamattina quante telefonate mi sono giunte da persone che, avendo avuto la notizia dai giornali, hanno ricordato il loro matrimonio, per l'appunto qui in mezzo al Foro Romano. Ognuno riconosce che è una chiesa abbastanza singolare per la sua posizione, per la sua bellezza e non ultimo per l'affetto che i romani hanno sempre portato questo luogo. Sono passati poco più di 6 mesi dal terribile crollo dello scorso 30 agosto, ma oggi la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami ha riaperto proprio nel giorno della festa del papà. Al momento l'interno è caratterizzato dalle impalcature, il tetto deve essere ancora ricostruito, ma c'è fiducia che presto il restyling di questo gioiello del 600 entrerà nel vivo. Intanto nel giorno di San Giuseppe la chiesa è tornata visitabile per turisti romani che hanno un legame particolare con questo luogo protetto all'interno dei fori imperiali. Domani però il portone verrà nuovamente serrato per consentire la ripresa dei lavori che interesseranno in particolare il tetto e il soffitto ligneo. Al momento posso soltanto ricordare l'estrema cura che è stata prestata da tutti. Prima di tutto all'indomani del crollo, perché in 5 minuti erano qui tutti coloro che avevano titolo per esserci, i pompieri, le forze dell'ordine, eccetera. E poi la cura estrema che è stata data dalle maestranze incaricate dello sgombro. Quanto alla ricostruzione non saprei dire, perché come lei vede si tratta di un monumento ragguardevole, molto delicato. La parte più importante è complessa del restauro consisterà nel riassemblamento del cassettonato caduto, che grazie a Dio è quasi tutto salvo, benché non integro, e quindi non saprei proprio dire, soltanto un esperto può ipotizzare dei tempi. Secondo me, per esperienze passate, dovrà trascorrere un tempo notevole. Tutti i frammenti del soffitto ligneo sono custoditi nell'oratorio che è attiguo alla Basilica. Oggi si è fatto il punto sulla situazione dei lavori che procedono, ma non solo, infatti come da tradizione è stata soprattutto una giornata di festa. Questa sera noi avremo non la messa perché non ce ne sono le circostanze e le condizioni, ma abbiamo una preghiera per i papà e verrà presieduta dal cardinale titolare di questa chiesa, che è Francesco Cocco Palmerio. Perché quello che forse non è noto è che le chiese di Roma normalmente hanno a capo un cardinale. Questa è una diaconia assegnata al cardinale Cocco Palmerio. E in quell'occasione avremo qui i tradizionali bignè. Un messaggio per i papà che oggi festeggiano, insomma, la loro festa. Beh, prima di tutto un augurio cordiale a tutti, perché essere papà suppongo sia una delle gioie, forse la gioia più grande per un uomo, ciò che gli fa capire l'importanza della sua stessa vita. Ma per noi cristiani, dato che questa circostanza viene festeggiata nella festa di San Giuseppe, è ovvio vedere in Giuseppe colui che ha allevato il figlio di Dio, colui che gli ha insegnato a pregare, colui che lo ha portato in braccio. È ovvio per noi trovare in lui l'esempio del papà che tutti quanti vorremmo aver avuto e vorremmo essere.